Buongiorno a tutti, amici e tifosi rossazzurri. Ieri si è giocata Catania e Francavilla 1-1. Arriva un pareggio dopo due vittorie consecutive in campionato. Tanto faccio una breve parentesi sulla Coppa Italia. Tanto il Crotone, mercoledì abbiamo passato il turno ai rigori. E giorno 13 affronteremo in casa il Pescara per i quarti di finale. La partita sarà in diretta su Rai 2, sarà giorno 13 alle 20:30. È molto importante andare in coppa per cercare di vincerla per poter partire ai playoff dagli ottavi se non dovessimo arrivare tra le prime tre in classifica. Quindi, poi anche testimone il pareggio di ieri in campionato è un punto importante andare in Coppa Italia. La squadra comunque quella partita ha saputo reagire, quindi può soltanto andare meglio se si continua così. Comunque, chiusa questa parentesi, parliamo della partita di ieri. Molti di noi, diciamo, si speravano che Catania potesse vincerla, purtroppo così non è stato. E il rammarico resta anche perché comunque Catania ha creato mille occasioni e il loro portiere, che sempre ogni volta questo portiere, ogni volta che affronta il Catania, si fa la partita della vita. Me lo ricordo come, quando per esempio giocò nella Viterbese. E questo portiere praticamente si è trasformato in Manuel Neuer perché ogni pallone messo in mezzo, ogni tiro lui riusciva a smanacciare, a bloccare. E sembrava un portiere di Champions League praticamente, questo Francesco Forte. Infatti il Catania nel primo tempo, diciamo, ha iniziato bene. Comunque si è schierato col solito 4-2-3-1 alla Lucarelli, con Betes in porta, Cuadrado e Silvestri centrali, Buà e Castellini e terzini, e centrocampo Quaini e Zamarini. Evidente che diciamo, precede la punta, formato da Rocca trequartista che ricova la destra e alla sinistra Marsura, e la punta Dubizkas. Punta Dubizkas perché Di Carmine ha risentito un infortunio del passato, quindi non è potuto. Lucarelli giustamente non ha voluto rischiare, anche data la sua età, diciamo, non proprio giovanile. E Sarau purtroppo squalificato, magari non ha potuto fare a meno di portare il titolare Dubizkas. Ma parlando della partita, quindi Catania gioca bene. Primo tempo ha avuto subito un'occasione al 10° minuto con Marsura che di testa tira, ma il portiere loro, appunto, come dicevo prima, mette in angolo, fa compiendo un grande intervento, e un altro intervento lo compie, diciamo, in un tiro grosso di Chirico, quando lui forte smanaccia e Castellini non era riuscito a colpire di testa. Quindi questo portiere è stato molto molto attento ieri. E poi comunque arriva nell'unica vera occasione di tutta la partita, al 21esimo, il gol del Francavilla. Nuovo artistico, praticamente si beve curato, da solo, davanti a Silvestri, riesce al limite dell'area a fare gol. E lì, vede, se non poteva fare nulla, e quindi lì, diciamo, sono cadute un po' tutte le certezze che si stavano avendo all'inizio. Guardate che comunque dopo lo svantaggio non si demoralizza e continua ancora a giocare, avendo anche delle altre occasioni, ad esempio c'è Proto, mi ricordo che ricorda fuori, Marsura fece un tiro debole che parò anche il portiere loro. E niente, il primo tempo poi si conclude col Catania in svantaggio. Poi nel secondo tempo, solo Catania in campo, mi ricordo un colpo di testa di Cuadrado da una punizione di Chirico, dove il loro portiere ha fatto l'ennesimo miracolo. Però poi i cambi si rivelano decisivi, poi entra Bocic a posto di Marsura, entra anche De Luca, che si rivela poi il giocatore più importante, perché al 75esimo poi ci salta un uomo, mette il pallone al centro dove De Luca da dentro l'area si gira e trova il gol del rasoterra dell'1-1. Quindi contento per De Luca che si è sbloccato in Coppa Italia e si sblocca anche in campionato. Quindi contento per lui, che sembrava destinato ad andare via a gennaio. Ora magari questo cambierà un po' le gerarchie dei giocatori che dovranno andare via, forse, non si sa. Quindi riusciamo a recuperare questa partita. Poi il Catania vorrebbe provare anche a vincerne, ma purtroppo il loro portiere non ce l'ha permesso. Mi ricordo un colpo di testa di Chirico dove il loro portiere sulla linea è riuscito a respingere. Anche un'occasione sul finale che ha avuto Chiarella da solo davanti al portiere, ma di testa non è riuscito a centrare la porta. Quindi niente, questo è stato il risultato finale. Francavilla ha avuto solo quell'occasione del gol, ma poi non ha avuto molto altro praticamente. L'atteggiamento comunque è quello giusto, quindi su questo non si può dire nulla ai ragazzi. Peccato che Di Carmine non è potuto essere la partita, magari se lui avesse giocato avremmo vinto, non lo sapremo mai. E
niente, Dubitskas però secondo me non sembra un attaccante vero e proprio per questa categoria, perché tutti i palloni che impatta poi non sono precisi. Ecco, poi un'altra cosa che è successa nel secondo tempo è che Marsuora si è divorato praticamente un gol quasi a porta vuota con lo portiere in uscita, sempre prima del pareggio di De Luca, e non è riuscito a segnare. Quindi Marsuora, diciamo, si è mangiato anche questo gol dopo il colpo di testa nel primo tempo. E niente, quindi, che dire, un pareggio che poteva anche non essere un pareggio, poteva essere una vittoria per le occasioni che ha avuto il Catania, perché 26 tiri a 5. Sinceramente sembra che non ci sia stata partita, che Catania abbia dominato, ma in effetti è così, solo che Frank Gavile è stato bravo a sfruttare l'unica occasione che ha avuto, e il loro portiere è stato bravo a compiere interventi importanti. Quindi va bene così, almeno l'importante a questo punto è che non si è perso, perché si è rischiato anche di perdere. Se guardiamo il bicchiere mezzo pieno, insomma, quindi diciamo comunque che l'atteggiamento è quello giusto, come ho detto in precedenza, e speriamo comunque che Di Carmine non abbia un infortunio poi così tanto grave. Oggi si saprà, farà forse degli accertamenti. E poi, tra l'altro, questo pareggio, diciamo, Lucarelli forse un po' se lo aspettava, perché prima di questa partita aveva detto che questa era la partita più difficile, che si aspettava da qua all'ultima partita di dicembre, che sarà quella col Benevento il giorno 23. Quindi, anche perché loro venivano da cambio di allenatore, poi c'erano molti nostri ex giocatori come Biondi, come Monteagudo, come Fornito, come Giovinco, insomma, c'erano degli ex Catania dall'altra parte. Quindi, niente, il pareggio, diciamo, sta un po' stretto, è sempre un punto. Siamo, diciamo, sempre noni, decimi in classifica. Per risalire servono magari 3 punti, però. Già, questo è un ottimo segnale che l'atteggiamento è quello giusto e quindi si può continuare su questa strada. E questo anche Lucarelli l'ha detto in conferenza stampa dopo la partita. Quindi onore a Francavilla, che in un'unica occasione è riuscito a segnare. Tanto Francavilla aveva sempre perso al Massimino ogni volta che è andato a giocare, quella ieri per la prima volta è riuscito a non perdere. Quindi onore anche a loro. Questo lo devo ammettere. Si sono divisi anche bene in certi momenti, quindi va bene così. Ci prendiamo questo punto. Sabato sera ci sarà il Messina. Tra l'altro, la trasferta di così Catania sarà vietata, già è stato comunicato. Quindi sosteniamo la squadra anche a distanza, come abbiamo fatto sempre quando ci hanno vietato la trasferta. Quindi niente, speriamo di vincere a Messina. Se volete dire qualcosa su questo Catania Francavilla, commentate, iscrivetevi al canale, mettetevi al video se vi è piaciuto, sostenetemi. Ciao!